Signore e signori, buonasera e grazie! Grazie, grazie a tutti! Grazie! Grazie soprattutto a, proprio qui, alla zona bassa della città, che ci ha visto trionfare, ci ha visto raggiungere grandi risultati, ci ha visto primeggiare. Su 5 candidati a sindaco siamo arrivati primi! I numeri non sono un'opinione, siamo arrivati primi. È stata una battaglia difficilissima. Come avete visto, la differenza è stata molto, 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 molto risicata. Ma ce l'abbiamo fatta grazie all'impegno dei candidati nelle liste, nelle tre liste di Francesco Giunta 2017, dove confluivano i candidati del gruppo Noi con Salvini, di Fratelli d'Italia e di Forza Italia. Siamo stati grandi, siete state grandi, sono stati grandi 48 leoni. 48 leoni, 48 candidati che ce l'hanno messa tutta. È stato grande l'onorevole Salvino Caputo, che con la sua foga, con la sua passione politica, con la sua voglia, ce l'ha messa tutta, ci ha dato il sostegno. È stata grande Licia Fullone, assessore designato di Fratelli d'Italia, che è stata la vera rivelazione di questa campagna elettorale. E poi siete stati grandi tutti voi. Devo dire che la fatica ovviamente c'è, le emozioni sono state tante, tantissime, e questa piazza così gremita, così piena. Oggi su Facebook ho scritto dal mio cuore: vi voglio sentire, voglio sentire il vostro calore, perché ho bisogno del vostro sostegno, ho bisogno del vostro calore, ma ne ho bisogno. Ne ho bisogno perché l'odio, le maldicenze, le ingiurie, gli attacchi ci faranno più forti il 25 giugno. Siamo arrivati primi al primo turno e arriveremo primi al secondo turno proprio grazie, oltre che a voi, grazie a chi utilizza strumenti di bassa lega e utilizza professoricchi della che si ergono a esperti di giurisprudenza, sentenziando senza conoscere nemmeno le carte. È facile essere professoricchi, giudicare su Facebook, giudicare sui social network, giudicare sui giornali, ma più si comportano in questo modo, più la gente di Termini Bassa, la gente che è vicina a noi, ma anche quella che non è vicina a noi, si affeziona a Francesco Giunta 2017. Per me il premio più grande, al di là del risultato elettorale, è stato quello dell'affetto, dei messaggi, delle parole di stima, di sostegno, le lacrime di tanta gente che mi vuole bene, le lacrime di emozione, le lacrime di fatica, di passione, lacrime che magari derivano anche dal dolore fisico che io purtroppo ho provato in questi giorni, dal 30 maggio scorso, ma tutto ciò è stato lenito dal grande sostegno che ognuno di voi ha voluto darmi, ha voluto regalarmi. E io sono certo che lo sforzo, l'ultimo sforzo che vi chiederemo, capisco che è un periodo difficile, difficilissimo per la storia sociale, culturale, economica di Termini Merese, ma ciò nonostante, con amore, rispettando sempre gli avversari, rispettando tutti, tenendo in considerazione le idee di tutti, non offendendo alcuno,
siamo riusciti proprio per questa condotta, siamo riusciti ad arrivare a questo livello, a questo risultato, ad arrivare, ribadisco, primi domenica scorsa, siamo arrivati primi. Abbiamo veramente potuto dire di avere spazzato chi ha governato per oltre 20 anni, 22 anni. C'era un post su Facebook l'altro giorno, ironico, che diceva: venerdì sera, venerdì 9 giugno, al comizio di chiusura, ad un comizio di chiusura in Piazza Duomo, che era stato successivo a quello nostro, si è certificato un testamento politico. Quel testamento politico è arrivato, ed è un testamento politico vuoto, è un foglio bianco, perché sono 20 anni solo di chiacchiere, di porti, di interporti, di navi da crociera, di elicotteri, di funivie, di grandi parchi, di acquari, ma non abbiamo mai visto nulla. Tutti, l'ho detto oggi nel corso dell'intervista che l'amico Totò Scaccia di Teletermini, Web Teletermini, mi ha voluto regalare, donare, così come ha fatto con l'altro candidato, dinanzi al seggio 1 dove c'è stata la proclamazione dei due candidati, me compreso, quindi sono eleggibile, una proclamazione fatta da un magistrato del Tribunale Termini Imerese, quindi non da un mio amico. Ho detto che questo risultato elettorale con i 5 candidati racchiusi in 1000 voti dimostra, ma lo voglio ribadire, che tutti e 5 i candidati abbiamo saputo e dimostrato, abbiamo sicuramente acquisito gran parte della fiducia dei nostri concittadini, e quindi ancora oggi, nonostante il fango che si continua a gettare sul mio nome, sul mio cognome, sulla mia famiglia, io, parlando dei miei avversari, dico grazie ai miei avversari, grazie, perché avete messo anche voi il vostro impegno, un impegno per una città demoralizzata, una città triste, ma che noi abbiamo l'obbligo di riportare alla normalità. Lo abbiamo detto, ridetto un macello di volte. Vedo qui ora, vorrei anche un applauso per Anna Chiara. Anna Chiara è un'altra leonessa, insieme a tutti gli altri candidati della mia lista. C'era Loredana Bellavia, prima degli eletti, Anna Moroso che non vedo, Franco Gelardi. Dico, abbiamo fatto grandissimi risultati, ma lo abbiamo fatto, ribadiamo, senza promesse. Lo abbiamo fatto perché abbiamo sentito attorno a noi il vostro calore, così come il mio cuore lo sta sentendo oggi direttamente in questa piazza gremita di tanti amici, tante facce conoscenti, tante persone che mi stringono la mano, mi hanno abbracciato, mi vogliono bene e mi sostengono continuamente. Ora sono giorni, devo dire, complicati, giorni che dove con tantissima difficoltà stiamo cercando di, che ci cerchiamo di condurre al ballottaggio, al risultato finale, quello del 25 di giugno, dove si voterà, lo ricordiamo, in un'unica giornata, sempre dalle 7 alle 23, e dove si deciderà definitivamente chi sarà il sindaco di questa città, il sindaco di Termini Imerese per il quinquennio 2017-2022. E quindi anche in quell'occasione, in questa occasione, anzi, non vi saranno più le liste con effetto di trascinamento, ma vi saranno due uomini per bene. Io del mio avversario dico che è un uomo per bene, perché è una persona per bene, ma lo sono anch'io una persona per bene, che lo sappiano tutti. Mi chiamo Francesco Giunta, lo sono una persona per bene, e lo sono. Non è accettabile che mia moglie, che i miei figli debbano sopportare queste mortificazioni continue solo perché ho deciso di candidarmi a sindaco. Mi avevano avvertito, scusate, evita, non lo fare,
poi ti attaccheranno, poi te ne diranno tutti i colori, poi spunteranno gli scienziati del diritto, poi spunteranno gli scienziati della politica. Ma io me ne sono fregato, sono andato avanti senza timore, senza paura di ricatti e di minacce. E credo che il più bel regalo che ognuno di voi può farmi non è tanto quello, ma ovvio i numeri contano, quello di riconfermare la fiducia alla mia persona, alla mia coalizione, al mio gruppo di leoni, di coraggiosi, di veri coraggiosi. Non confondiamoci con i coraggiosi dell'ultima ora, ovviamente, di veri coraggiosi. Ma il più bel regalo che ognuno di voi singolarmente può regalarmi è quello di dirmi, o in un messaggio privato o in una telefonata o in un incontro, di dirmi: Francesco, mi hai fatto emozionare. Francesco, la tua candidatura mi ha fatto emozionare, quello che hai detto mi fa emozionare, il tuo programma mi fa emozionare, i tuoi valori mi fanno emozionare, come mi abbracci, come mi stringi la mano, come ti porgi con le persone, quello mi fa emozionare. E io, in un momento nel quale la campagna elettorale non poteva che essere basata sulle emozioni, sul cuore, un'emozione è una campagna elettorale nella quale non si poteva non far riferimento a quella che erano le vere problematiche di questa città, che sono molto molto drammatiche. Credo che l'unico modo per poter colpire, poter raccogliere l'affetto e il consenso di chi mi ascolta è uno, è stato quello di parlare con il cuore al cuore della gente, e io ho parlato con il cuore al cuore della gente. Ho voluto trasmettere emozioni, ho voluto trasmettere sensazioni, ansie, paure, che sono anche ovviamente per primo le mie, ma sono certo che dopo questo comizio, dopo questo incontro di questa sera, e così ancora nei prossimi 10 giorni, sono certo che le vostre mani, i vostri abbracci, il non poter camminare liberamente per le strade di questa città, perché a ogni metro vieni fermato perché c'è qualcuno che ti vuole almeno stringere la mano, baciarti, parlare, incontrarti, salutarti, anche se non ti chiede nulla, anche essere soltanto ascoltato, credo che questo, insieme alla passione e all'affetto che ci mettiamo tutti e che ci metteremo ancora, sarà proprio questa l'energia positiva che mi darà la forza di andare avanti e di arrivare primo, come sono arrivato primo l'11 giugno, di arrivare primo il 25 giugno al secondo turno di ballottaggio. Grazie, grazie ancora a tutti, non vi voglio ancora tediare. Tra l'altro la mia voce fra poco mi abbandona, e anche lo stress e la fatica, diciamo, non è indifferente. Questa sera ho tolto e me ne dolgo a Salvino Caputo, che è grande, grande protagonista veramente di questa campagna elettorale, perché io lo devo dire, non ho mai visto un deputato, un politico che alle 5 del mattino va in giro per sezioni senza essere lui stesso candidato per altri, ed è una cosa incredibile. E fino alle 5, anzi io poi alle 5 e mezza 6 ho mollato, ma lui non ha mollato, lei neanche, Anna Chiara neanche, ma tantissimi altri di voi non hanno mollato, non lo hanno fatto, lo hanno fatto per affetto, per passione, l'hanno fatto per me. Quindi vi saluto, vi ringrazio, sono certo che ci rincontreremo qui in questa piazza, Piazza Bagni, di qui al 25 giugno certamente, con un comizio magari più strutturato, magari meglio organizzato,
ma che certamente sarà sempre caratterizzato dal rapporto personale, umano e di rispetto della dignità della persona, chiunque esso sia. Grazie e un abbraccio a tutti, grazie ancora, grazie, grazie, grazie. Francesco, Francesco, Francesco.